E questa è una gara senza respiro, senza sosta, suoni di quadrupli, veramente straordinaria. Ed ecco allora sul ghiaccio già pronto Florent Amodio. Anche Florent Amodio annuncia un quadruplo, quadruplo Salkov in apertura di programma. Florent Amodio che è seguito da Nikolaj Morozov. Florent Amodio arriva qui al mondiale dopo l'argento europeo. Salkov solo triplo. Va bene il triplo Axel invece? Luz e triplo Toluk, bene. No, la trottola va a zero. Così va proprio a zero. Una trottola completamente fuori e poi si è fatto anche male. Speriamo. Speriamo che ce la faccia a continuare. Grandioso il pubblico che lo sostiene, davvero. La gara è la gara, lo diciamo. E soprattutto sempre. Quello che dico sempre è la gara finisce con l'ultimo elemento. E non devi tenere l'attenzione fino alla fine. Perché anche per un pattinatore così. Pensa tanto, guarda, speriamo non si sia fatto male, soprattutto. No, non credo. Infatti, si è rialzato. Sono quelle cadute che fanno male, primo perché proprio batti le ginocchia, le anche, e poi perché non te lo aspetti. Cioè, mentre da un salto sei pronto, sei preparato, sei abituato anche quasi a cadere, tra virgolette, su queste cose non te lo aspetti e ti prende impreparato. È entrato, non ha avuto presa col ghiaccio, termine nostro, gli è scappato il filo proprio sull'entrata della trottola Angelo. Morozov è andato subito a rincorarlo, infatti vediamo, continua a parlargli al Kiss and Cry. Noi siamo proprio alle spalle del Kiss and Cry, quindi possiamo vedere gli atleti sulla poltrona. Adesso Amodio sta riguardando i suoi ralenti. Già il quadruplo non era entrato bene, però ha recuperato benissimo con questo bel triplo Axel, poi aveva fatto la combinazione molto bene. Eccola qui, triplo Lutz, bella, scorrevole, lunga, nessuna fatica per il triplo Tolup.
una sequenza di passi eccezionale aveva, con cambi di direzione, sì, hai visto, poi una grinta, un po' di movement, movimenti del corpo, eccola lì. Ha preso, il pubblico ha sentito, sì, sul replay, ha perso la presa con col ghiaccio. Bravissimo poi a riprendersi qui, anche a cercare un sorriso, veramente non è facile. No, povero. Vediamo il punteggio per Florent Amodiot, e inevitabilmente non è il punteggio che lui si aspetta. Pensate che il suo season best è 89-82 e guarda 75-73, davvero non possono che rimanere veramente basiti sulla poltrona del Kiss and Cry. 4 punti erotti di trottola, più il punto di caduta sono 5 punti, più quelli del triplo salto che non è entrato quadruplo. Non è entrato quadruplo, sono altri 7 punti. I components che scendono inevitabilmente scendono, per cui va in quinta posizione.